radio station, Radio Bruno. Clean Bandit, ma bella, questa era TikTok per iniziare il nostro Radio Bruno Fans Club oggi pomeriggio con Marco Marini, Barbara Pinotti, c'è Gianluca Setti in regia e poi, lo sappiamo, eh? Sigla! Ebbene sì, non siamo soli oggi, ma abbiamo il piacere di avere con noi, anche se non qui fisicamente perché non si può, però è un piacere uguale averli con noi in video collegati, Maneskin, eccoli qui. Ciao ragazzi, come va? Ciao. Bentornati. Ciao. Ciao a tutti. Bentornati, finalmente, era il caso di dirlo anche perché eravamo da un po' di tempo, era da un po' di tempo che aspettavamo, insomma, dopo il grande successo del Ballo della Vita, dei tantissimi concerti, insomma, che lo hanno accompagnato, aspettavamo finalmente vostre notizie. Allora, intanto vi chiediamo subito come procede il lavoro per il nuovo album. Ma adesso siamo, diciamo, abbiamo tanti pezzi, stiamo continuando a scrivere perché comunque la fase di scrittura non finisce mai e insomma siamo a buon punto e non vediamo l'ora di tirare fuori tutto. Assolutamente. Madonna, insieme, wow. C'è già una data di uscita, più o meno un periodo, non si può ancora dire nulla. No, bocca cucita. Esatto. Comunque a inizio con questo nuovo lavoro, una nuova fase dei Maneskin. Cosa significa esattamente? Quali sono stati i cambiamenti o magari eventualmente anche gli errori che vi hanno portato a questa nuova avventura? Ma in realtà nessun tipo di errori, nel senso siamo molto cresciuti, abbiamo approfittato anche di questo momento per B-stop, tra virgolette, per riflettere anche a livello sia musicale che personale. Abbiamo fatto dei grandi passi avanti, quindi ci sarà tanta, tanta maturità che appunto speriamo si possa riflettere nei nostri pezzi, nei nostri brani, e stiamo scrivendo tanto, quindi ecco, siamo molto contenti di aver fatto uno step in avanti in un certo senso. Sì, abbiamo avuto un'evoluzione generale, quindi appunto come dice il buon Thomas, speriamo si possa percepire. Esatto. Nei nostri brani. Io vedo Damiano, Thomas, Ethan, manca la parte femminile, ragazzi. Dove avete messo Vittoria? C'è stato un contrattempo, non è riuscito a raggiungerci. Vabbè, salutatecela tanto. Parliamo anche della campagna di lancio di questo album, che è praticamente collegata a questi scatti che abbiamo visto, realizzati da Oliviero Toscani. Volevamo sapere un po' l'idea di queste foto, come è nata e che messaggio avete voluto dare con questi scatti. Ma l'idea è nata appunto da un confronto che abbiamo avuto con Toscani. Quello che volevamo fare era creare uno scatto che potesse rappresentare poi quello che è il nostro filo conduttore di tutti i nostri messaggi, che è appunto questa possibilità di essere liberi di esprimersi sia a livello personale e sia in questa foto in particolare. Abbiamo voluto ritrarci nudi appunto per dare anche la chiave di lettura di una libertà appunto sessuale, di espressione sessuale e di preferenze in generale. In questi mesi di pandemia, perché questo è un anno veramente molto particolare, molto difficile, tutti quanti abbiamo perso un po' le nostre libertà, tutti inevitabilmente abbiamo subito delle limitazioni alle nostre abitudini. Voi come avete passato questi mesi? Cosa vi è mancato di più? Ma diciamo che noi siamo anche, tra virgolette, fortunati, perché comunque abbiamo una valvola di sfogo che è la musica, quindi comunque in questo periodo ci siamo un po' arrangiati in un certo senso e ci scambiamo magari vari input via telefono, ecco, e quando c'è stata la possibilità ci siamo rivisti tutti insieme e abbiamo approcciato la musica come facciamo sempre, però ecco, cerchiamo di tenere duro perché insomma affinché la situazione si stabilizzi. Sì, anche il fatto di comunque aver trovato una chiave di scrittura a distanza durante il periodo del lockdown ci ha aiutati appunto ad iniziare il brano. Esatto. Esattamente. Parliamo anche della canzone che è 20 anni, che è il primo singolo da questo nuovo album, insomma, che arriverà, è uscito da un paio di settimane, nata proprio nei mesi del lockdown, è una canzone per i ventenni, la vostra generazione, non solo per i ventenni però, vero? Sì, no, assolutamente, non è per i ventenni, ma per chiunque abbia vissuto e vivrà i vent'anni.
diciamo, quello che abbiamo voluto fare è portare in luce quelle che sono delle emozioni, delle sensazioni, tra virgolette, tipiche di questa età molto particolare, che secondo la nostra opinione sono le stesse indipendentemente dalla generazione di cui si fa parte. Quindi era anche un modo per avvicinare le varie generazioni e magari stimolare il dialogo fra esse. Nel testo ci sono delle frasi veramente bellissime, ce n'è una che mi ha colpito in particolar modo, che ci ha colpito in particolar modo. Quindi scegli le cose che sono davvero importanti. Quali sono le cose davvero importanti secondo voi? Ma per noi adesso, diciamo, sono ormai 2 anni, 3 anni che abbiamo la fortuna di fare questo mestiere a livello professionale, quindi diciamo che la cosa più importante per noi adesso è questo piccolo percorso che abbiamo creato, e la cosa più importante adesso è portarlo avanti sempre con soddisfazione e con comunque anche la bellezza di farlo con un gruppo di amici. Anche un'altra frase che mi è piaciuta molto è: sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri, che è una sorta, insomma, di sottolineare l'importanza praticamente di lasciare un segno, possiamo dire? Assolutamente, noi già avendo scelto molto giovani di puntare tutto su questo sogno, ci siamo sentiti un po' dei diversi, cioè ci hanno anche fatto sentire un po' dei diversi. Quindi la cosa che vogliamo evidenziare è appunto che se c'è un'idea, un tuo modo di fare che ti rende diverso dalla massa, molto spesso non è un difetto, in realtà è proprio il tuo punto di forza. Un messaggio magari che volete mandare in chiusura di questa bella chiacchierata ai vostri coetanei che in questo momento stanno passando appunto mesi molto difficili a causa della pandemia, che cosa volete dire loro? No, sicuramente tenere duro, esatto. Ascoltate un sacco di musica, non per forza noi, anche altri, esatto, però noi siamo bravi. Fate i bravi, mettete la mascherina, state distanziati, stay safe. Fate i bravi. Immagino che, insomma, si penserà anche quando finalmente tornerà a esserci nella possibilità anche di rimettere in piedi anche concerti, tour, perché chi fa un mestiere come il vostro non vede l'ora, no? immagino. Ragazzi, grazie per aver accettato il nostro invito, per essere stati con noi. Speriamo di vedervi presto, perché no, anche qui in studio, in occasione dell'uscita del nuovo album, speriamo che ci sia la possibilità. Assolutamente. Grazie di averci invitato. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ragazzi, salutateci Vittoria. E noi naturalmente chiudiamo con la bellissima canzone dei Maneskin, il loro nuovo singolo, 20 anni.